ABC, che sta per Atripalda Bene Comune, compie un anno dalla sua nascita. Sono con Roberto Renzulli, che è l'ideatore e il fondatore di questo gruppo Facebook. Mi fai un bilancio di questo primo anno della vostra attività? Un primo anno positivo. Non pensavamo di arrivare a 365 giorni. Cambiato che dall'anno scorso ad oggi portiamo la mascherina, ma se vi guardate attorno è rimasto tutto uguale. Le stesse emergenze, lo stesso buco, la stessa transenna, gli stessi problemi di sempre. Che significa che abbiamo perso un anno di tempo rispetto a tutto quello che si poteva fare. Il gruppo è nato già in realtà qualche mese prima. Abbiamo deciso di farlo partire il 24 novembre perché è una data significativa, era per noi un day after, dopo il 23 novembre, il 24 novembre, come la ricostruzione. Non ci siamo riusciti. È stato un fallimento totale perché pensavamo che il gruppo fosse capace di esprimere degli spunti, che questi spunti fossero anche raccolti in qualche modo dall'amministrazione, da una classe dirigente che è passiva, ma non è passiva da solo un anno, è passiva da almeno 20 anni. ABC è diventata in poco tempo una comunità importante con 1900 iscritti ed è una vera e propria spina nel fianco dell'amministrazione di Giuseppe Spagnuolo. Non c'è giorno che un vostro post non alimenti una discussione generando anche delle polemiche importanti. Sì, il gruppo è di circa 1900 iscritti, è un gruppo aperto, ci sono dai 3.000 ai 5.000 contatti al giorno, ci sono oltre 10.000 commenti, più di 3.000 post che sono stati alimentati in un anno, in 365 giorni. Le problematiche vanno dal degrado più assoluto che abbiamo già detto prima, la città in una decadenza perenne da almeno 15 anni e negli ultimi anni in un degrado più completo. E questo degrado è dettato dal fatto che non c'è un progetto, non c'è una linea, una visione per il futuro. Qualcuno dice che il sindaco non è attento, è molto attento, ma è attento in alcune faccende che non riguardano il centro di Atripalda, ma un poco più lontano dal centro di Atripalda. E aspettiamo il PUC per vedere di che cosa si è occupato Geppino Spagnuolo in questi ultimi 3 anni. Sarà una sorpresa per molti. I commenti vanno dalle cose quotidiane, tutti i giorni. Ad esempio, c'è una ricerca affannosa di lavoro e purtroppo il Covid ha dato la mazzata finale. Qualcuno che aspettava i soldi del fitto del 2019, nonostante siano stati già erogati in altri comuni, non li ha avuti. Qualcuno che aspettava il contributo che non ha cercato, non l'ha avuto, non è stato intercettato. E poi ci sono le periferie che sono ormai in difficoltà, Alvanite. Noi l'ultima apparizione pubblica dell'amministrazione è stata ad Alvanite e abbiamo visto il risultato. Insomma, ci sono ancora le immagini che vanno sul gruppo e non è bello vedere quello che è successo. Il fiume è fermo, non abbiamo una villa aperta e chiusa, lo ricordo, la biblioteca è chiusa, non a causa Covid, naturalmente. Abbiamo un parco, quello dell'Acace, che è stato trasformato in mercato, un successo dell'assessore Musso, quello del mercato. L'unica cosa che posso dire è che se lui voleva fare il mercato lì ci è riuscito, e per me è un suo successo, non c'è niente da discutere perché il mercato è ordinato. È sistemato, quello che manca è lo spazio verde, lo spazio pubblico. E oggi ricorre la giornata mondiale degli alberi, ma non abbiamo fatto niente per sostituire quelli che sono stati danneggiati all'interno del parco. E poi ci sono anche le aree dismesse, c'è la mancanza anche delle somme arretrate dal 2008-2009. Quanto è stato recuperato? Si grida sempre alle cartelle, si mandano le cartelle, ma a chi mandate queste cartelle? Non, quante vengono pagate? Diteci dal 2008 quanto abbiamo recuperato di queste cartelle mai pagate, di queste persone che occupano, diciamo, edifici pubblici, negozi, bar, ristoranti, spazi, diciamo, anche grandi, mercati, e non hanno mai pagato. E sono anche, attaccati alle utenze, acqua, luce, non pagano l'immondizia. Come gruppo non avete solamente criticato l'operato dell'attuale amministrazione, ma vi siete soffermati alcune volte anche a bacchettare l'opposizione. Sì, l'abbiamo fatto e lo faremo perché noi partiamo da un dato storico, dalle elezioni di Laurenzano in poi. Non vogliamo andare prima perché potremmo toccare altri capitoli. Partiamo da Laurenzano in poi.
era stato visto come il salvatore della patria, del dopo Capaldo, dopo tutto quello che era successo, si è comportato male, lo hanno abbandonato stesso quello del suo partito, non dimentichiamo che è stato abbandonato nell'ultimo anno dal suo partito. Da questa costola sono nate oggi quella che oggi è opposizione e maggioranza. Paolo e Geppino Spagnuolo sono andati insieme in quella carrellata elettorale, vinse Paolo con Geppino Spagnuolo. Dopo un paio di anni Geppino abbandona Paolo e continua Paolo per altri 2 o 3 anni. Poi arriva Geppino e continua Geppino con Paolo all'opposizione. Da 15 anni praticamente abbiamo gli stessi amministratori. Allora la decadenza non riguarda solo Geppino Spagnuolo, ma si parte da quello che è il post Laurenzano, dove ci sono ancora oggi assessori del PD che ballano fra Paolo e Geppino, sono sempre lì e io addosso tutte le responsabilità a questa classe dirigente, agli ultimi 15 anni di amministratori. L'ultima furiosa polemica generata da un vostro post appunto su ABC su Facebook e di poche ore fa riguarda la gestione della pandemia da parte della Protezione Civile. Secondo voi che cosa non ha funzionato? Allora, noi per la prima parte della pandemia, nonostante ci fossero anche dei post, li abbiamo cancellati, abbiamo preferito non dare diciamo, l'impressione di essere addosso alla Protezione Civile e parlare di pacchi e di distribuzioni perché era qualcosa. Abbiamo comunque conservato quest'idea e l'abbiamo espressa nella seconda ondata. Sapevamo che c'era la seconda ondata, sapevamo che fatta la prima esperienza dovevamo migliorare. Abbiamo chiesto al sindaco, abbiamo chiesto di rifondare la Protezione Civile, di riportarla nella sede della Misericordia dove ci sono i mezzi, dove sono le persone che si possono specializzare in corsi Covid e di ripartire con la Protezione Civile. Quello che oggi è per qualcuno la Protezione Civile è un'associazione di mutua assistenza. Un CAF non è una Protezione Civile quello che oggi è a via Contrada. Contro da Ischia. La Protezione Civile fa ben altro, non solo portare pacchi e consegne di pacchi o consegne di buoni. A noi non ci interessa che vengano consegnati, a noi ci interessa che vengano intercettati tutti quelli che hanno bisogno. E possiamo dire dai carrelli vuoti davanti ai supermercati che qualcosa è andato storto. Non lo dico io, lo dicono i carrelli vuoti, lo dice la gente di Adribad che non ha più la volontà di esprimere la solidarietà attraverso questo canale.